Le fonti instant focus, approfondimento che ci porta ancora a valutare e a commentare la situazione in Ucraina dopo l'invasione russa della settimana scorsa. Le ultime notizie ci parlano di un nuovo attacco a Kharkiv, si sentono sirene a Kiev, naturalmente la popolazione di Kiev sta vivendo queste ore davvero con una paura incredibile, perché non si sa cosa potrebbe succedere di ulteriore, anche perché ieri ci sono stati i primi negoziati, nulla di fatto. Da una parte uno spiraglio è stato lasciato aperto, perché ce ne saranno altri nei prossimi giorni, altri incontri, con l'idea che si possa raggiungere un accordo, però se stiamo a vedere quello che sta accadendo nelle ore successive a questo primo incontro, bisogna purtroppo agire con molta cautela anche nel pensiero, perché di fatto appunto la guerra non si è arrestata. Questo maxi convoglio che questa mattina è avanzato verso la capitale ucraina, il convoglio russo, ha ovviamente gettato ancora ulteriore sconforto su tutti. Ragioneremo intorno a due aspetti fondamentalmente in questo focus. L'Occidente è unito, sanzioni economiche verso la Russia molto pesanti, capiremo cosa possono portare, ma soprattutto capiremo chi andranno a penalizzare di più queste sanzioni, perché l'Europa, quindi anche noi, siamo anche geograficamente vicino all'Ucraina, ma in generale rischiamo molto a livello economico. Cercheremo di mettere un po' sul piatto della bilancia tutti, e poi Zelensky, premier dell'Ucraina, che ha chiesto di essere annesso alla Unione Europea. Allora, saluto Alfredo Luiso Mozza, presidente ICEI, che ritroviamo con molto piacere. Alfredo, buongiorno e bentornato sulle fonti TV. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora, ci ritroviamo per commentare tutto questo e ce lo saremmo evitati volentieri, però cerchiamo di capire quali possono essere gli scenari anche e non solo economici. Intanto, qual è il tuo primo commento, non più tanto a caldo, anche se poi a caldo lo è sempre, perché ogni giorno purtroppo arrivano notizie diverse rispetto alla decisione di Putin di invadere la Russia e la risposta invece dell'Occidente di sanzioni economiche? Beh, il primo commento, tra l'altro tra qualche minuto uscirà sul mio blog, sul Huffington Post, è che Putin ha perso sicuramente un obiettivo molto importante che si era posto, e questo era in dubbio, cioè quello di dividere gli alleati occidentali, di indebolire la NATO, di indebolire l'Unione Europea. Ecco, obiettivi non soltanto mancati, ma addirittura possiamo parlare di effetto boomerang, perché è indubbio che la NATO, come sta chiedendo i presidenti statunitensi dai tempi di Obama, vedrà più finanziamenti da parte dei paesi europei. Finora l'80% dei costi dell'Alleanza Atlantica erano a carico degli Stati Uniti, quindi ci sarà sicuramente un aumento della spesa militare europea all'interno della NATO. Non c'è stata una divisione tra gli alleati occidentali, anzi registriamo che addirittura la Svizzera per la prima volta si accoda all'Europa, e questo è un fatto storico, no? Ricordiamo che non è mai successo nella storia della Svizzera. Anzi, ha sempre mantenuto l'atteggiamento neutrale, la sua proverbiale neutralità, che è stata invece abbandonata. Esatto, ricordiamo che la Finlandia e la Svezia stanno già parlando di fare il referendum per entrare nella NATO, quindi l'effetto boomerang doppio, perché la Finlandia ha confini comuni con la Russia, e soprattutto ricordiamo il fatto storico dell'Unione Europea, che decide di violare, tra virgolette, uno dei principi basilari, quello di non intervenire, non mandare armi in paesi di conflitto, e lo farà anche l'Italia, l'ha appena fatto anche l'Italia, come Europa e non più come singoli paesi. Quindi diciamo che l'effetto divisione si è dimostrato il contrario. E perché? Questo è quello che scrivo nel mio articolo che sta uscendo adesso. Perché Putin ha infranto un tabù, nel senso che il mondo è abituato a gestire e a digerire le tensioni fino ai livelli più alti, ma c'è un punto di non ritorno nella politica internazionale, che è il disconoscimento della sovranità di un paese terzo, che è quello che, contro cui si andò a schiantare Saddam Hussein nel 1990 quando invase il Kuwait.
che poi appunto ci fu la guerra, prima guerra del Golfo, che per la prima volta fu una guerra condotta in base a ciò che deliberava le Nazioni Unite, le risoluzioni delle Nazioni Unite, perché l'invasione di un paese sovrano è un qualcosa di intollerabile. Qua è successo lo stesso, cioè le tensioni tra Russia e Ucraina, come sappiamo, arrivano al 2014. Se Putin si fosse limitato a mettere mano nel Donbass per invertire un po', cioè per fare una separazione di fatto, che è quello che stava tentando di fare all'inizio, Crimea non gli toglie più nessuno, probabilmente non si arriva a questo punto. Ma quando un paese entra con i carri armati, si dirige verso la capitale e tenta di prendere il potere, chiamando da una parte l'esercito a ribellarsi e dicendo che metterà un fantoccio a governare il paese, questo è un limite invalicabile. E per questo motivo che la Russia, che è un paese povero, perché la Russia ricordiamo che è un paese che ha il PIL del Brasile, lo stesso PIL del Brasile, che è un decimo di quello cinese, tanto per parlare di Certo. dimensioni, si sta svenando con Eh questo sì. intervento militare e di più. E la Russia, e questa è una previsione che fanno stamattina diverse testate economiche, rischia il default molto velocemente, e quindi oltre che una impennata dell'inflazione che porti ad accrescere il problema della povertà, perché guardate che in Russia ha Si dati parla di sociali. Beh, un'inflazione che potrebbe raggiungere presto il 10%. certo, E no, perché sicuramente. qualcuno, sai perché te lo ridico? Perché Sì. qualcuno ieri ne abbiamo parlato e mi ha scritto: beh, ma capirai, no? Anche un po' ironicamente, l'America è al 7,5%, sì, ma l'hai appena detto tu, Alfredo, l'America è una potenza economica di un Certo. certo tipo, la Russia non lo è, insomma, e quindi l'inflazione al 10% lascia subito intendere quello che potrebbe portare. E poi non è l'unico aspetto No, beh, certo, che... non è solo l'inflazione. Qua Esatto. rischiano il default, altro che Appunto, inflazione, appunto, rischiano appunto. il default sovrano. Non è mai successo. Tra l'altro abbiamo fatto una scoperta interessante in queste ore, che l'arma più potente che abbiamo in mano è quella, ad esempio, di mettere al bando i rapporti tra le banche, perché questo mette automaticamente in ginocchio un paese come la Russia che dipende dalle proprie esportazioni, no? Le loro commodities. Peccato che non ce lo siamo ricordati, ad esempio, un anno e mezzo fa, quando in Myanmar ci fu un colpo di Stato che rovesciò un governo e del quale si è perso nel tempo le cose. Quindi ecco, abbiamo fatto anche delle grandi scoperte in questo senso, ma la Russia non può reggere, da un lato, lo sforzo militare che è aumentato. Putin, io questo ovviamente è una mia opinione, era convinto che in 48 ore diciamo, si squagliava l'esercito ucraino e scappava all'estero il presidente, un po' tipo Afghanistan. Questo non è successo. Quella colonna di cui tutti stanno parlando vuol dire uno sforzo militare raddoppiato, che vuol dire anche costi umani e costi economici, con un'economia che sta tracollando perché per la prima volta si è fatto sul serio, con un paese che ha una situazione sociale po di po povertà, cioè il 13% dei russi sono sotto la soglia di povertà e il 60% dei russi guadagna quanto basta per mangiare e per vestirsi. Sono dati da terzo mondo questo. Certo. Quindi questo sforzo, l'inflazione, l'eventuale default andranno, come sappiamo ovviamente, ricadranno sulla testa di questi 70% dei russi che sono poveri o poverissimi. Il che potrebbe, appunto, parlando di effetto boomerang, potrebbe finire questa storia con problemi molto seri per la tenuta di Putin stesso. Beh, che poi tu hai detto giustamente 70% di poveri russi, poi c'è anche in tutta questa vicenda il ruolo degli oligarchi, cioè i ricchi che sono accanto a Putin, che me lo sono segnato già questa invasione al momento è costata 128 miliardi di dollari, ovviamente parliamo di oligarchi ricchissimi, però per far comprendere, no, la proporzione, cioè tu giustamente dici 70% di popolazione russa, figuriamoci che cosa può costare per quella parte lì che è peraltro la maggioranza, ovviamente. Ecco, quindi questo è importante. Scusa, non so se ti ho interrotto perché poi ti faccio una domanda ancora sull'Europa, però termina pure sulla Russia perché è importante. Ma la Russia, quindi, è possibile dire, visto che ovviamente parliamo del mondo, no? L'Occidente contro la Russia, poi torniamo in Europa e appunto è qui dopo mi voglio fermare con te. Quindi è la Russia, paradossalmente, che sta rischiando di più economicamente in questo momento? Indubbiamente, indubbiamente, perché la Russia, che avrà serissimi problemi economici, vada come vada, la vinca o la perda, e l'Ucraina è un paese più grande della Francia,
per occupare un paese come l'Ucraina, dove senz'altro ci sarà una guerriglia. Da una settimana stanno distribuendo le armi alla popolazione, quindi è qualcosa che non controlla, anzi, per controllare richiede uno sforzo gigantesco. Non parliamo della Crimea o delle due province del Donbass, parliamo di un paese più grande della Francia. Quindi la vinca o la perda Putin, l'economia russa ne esce a pezzi, e qual è l'unico modo che hanno per tirarsi su? Fare quello che fanno, che non è altro che uno schema da paese del sud del mondo. C'è la Russia, che è una potenza europea, ha un'economia da sud del mondo. Io parlavo di Brasile come PIL, ha lo stesso sistema economico brasiliano, c'è un paese che dipende fondamentalmente dalle commodities agricole ed energetiche, nel caso brasiliano agricole e minerarie, e che ha un solo settore industriale di punta che vale per l'export. Nel caso russo è quello bellico, nel caso brasiliano quello del mondo degli aerei, diciamo, l'aeronautica. Quindi, se la Russia va in default o se la Russia va in serie di difficoltà, no, anzitutto sono loro che non possono permettersi di bloccare l'export di Eh grano no, e di gas, perché certo. non hanno altro, non hanno altro tranne che mangiarsi gli alberi. Quindi sicuramente chi sta rischiando di più è la Russia. Il timore che c'è in Europa, in Italia in particolare, sul discorso del gas, io non lo vedo. Vada come vada il Cioè, tu conflitto, non lo dici, noi vedo. comunque, allora, anche questo spunto è interessante. La Russia non ha altro, quindi se non esporta più il gas e il grano, è finita. Cioè, l'economia Esatto, si basa su quello. sì. L'Europa, per quanto, e l'Italia, insomma, perché arriviamo da questo punto di vista, dipenda dalla Russia per il grano e per il gas, però ha altre alternative, questo è un po' il Altre senso. alternative spendendo soldi che pagheremo noi, anche perché siamo noi che stiamo finanziando la guerra in Ucraina. Cioè Eh sì. il fieno in cascina che ha messo Putin per permettersi questo intervento lo abbiamo pagato noi nei mesi precedenti con l'aumento del gas. C'è quel misterioso calo del 40% del gas che arriva in Europa che nessuno si spiegava il perché. Era Appunto, che viene, arriva prima l'uovo o la gallina, era per quello, per fare certo, cassa. certamente, Anche il certo. petrolio era per fare cassa, però capito, ma quella fase è passata. L'Europa, noi potremmo arrivare a pagare la benzina, come stanno dicendo, tra 2,5 euro e 3, ma il petrolio, a parte che sul petrolio non dipendiamo dalla Russia, sul gas pagheremo di più perché ci dovrà arrivare il gas da rigassificare, dovrà aumentare l'import dal Nord Africa. Infatti ieri Di Maio era in Algeria per aumentare il volume. Avremo delle limitazioni, dovremo dare delle priorità magari all'industria piuttosto che all'abitazione, ma Certo, siamo nel mese di certo. marzo, il riscaldamento tra un mese si Quindi spengono. abbiamo il tempo di farlo, Esatto. ma era da fare prima questa mossa, Alfredo. So che è inutile piangere sul latte versato, ci mancherebbe altro, però il fatto che ci siamo resi così dipendenti fino a una crisi come questa dalla Russia non ci porta a considerare che forse a livello strategico andasse fatto prima questo. Non dico chiudere tutti i rubinetti e i contatti con la Russia, ci mancherebbe, perché poi i rapporti commerciali sono molto più ampi di quello che sembrano, ma quantomeno dare un po' più di agio ad altri canali, insomma, questo è un po' il senso. La Russia deve essere un fornitore, ma non il fornitore. Esatto, lì Un po' volevo come succede arrivare. con la Francia, come succede con la Spagna, anzi con la Spagna la Russia non c'entra nulla perché la Spagna fa tutto rigassificando, ma con la Francia ad esempio. Quello che hanno fatto Italia e Germania, perché guardate che la Germania è ancora più compromessa di noi, nei rapporti con la Russia per quello che riguarda i guai, Adesso è hanno stato chiuso anche il viadotto. Esatto, Nord esatto. Stream 2. È stato un errore strategico, perché tu non puoi legarti in questo modo a un paese che è governato da un'autocrazia, da un'oligarchia, da un sistema corrotto, personale, con tratti, a tratti a momenti dittatoriale, che si può permettere appunto quello che si è permesso nei confronti dell'Ucraina. È un errore gravissimo dipendere da un paese così, però come dicevo prima, attenzione, la dipendenza reciproca, perché la Russia adesso sta correndo ai ripari anche della sua dipendenza dall'Europa in quanto cliente, ha appena firmato, il 7 gennaio abbiamo conosciuto gli accordi con la Cina che raddoppiano l'export di petrolio e gas a Pechino, cioè Pechino tra 2 anni come cliente varrà il doppio dell'Europa, e questo lo sta facendo la Russia in questo momento. Ma quindi non ha quel canale lì aperto la Russia che va a tamponare gli effetti dannosi Ce l'ha aperto attualmente con il la C. Siberian Power 1, che è il primo gasdotto che hanno fatto. Adesso hanno appena firmato per fare un secondo gasdotto che stanno già costruendo, e per aumentare il petrolio, ma andranno a regime, ma non sono subito Non lì. sono solo, Andando a certo. regime saranno 160 miliardi di euro.
di affari tra di loro contro 60 miliardi di euro che rappresenta l'Europa. Quindi la Cina diventerà ben più importante dell'Europa. Certo. E attenzione, anche questo prepariamoci, perché è meglio che ci attrezziamo prima a capire dove andiamo a prendere il gas, prima che ci dicano scusate, non vendiamo più da voi perché adesso vendiamo tutto dall'altra parte. Certo. Quindi certo. Noi non c'è dubbio che dobbiamo spezzare quella dipendenza. Oggi si parlerà di centrali a carbone in Italia. Diciamo che sarebbe un errore in linea teorica, perché come sappiamo le centrali a carbone sono state ben chiuse per un motivo ben preciso, è meglio che lo rimangano, ma in questo momento parliamo di situazione di emergenza. Quello che va affrontato sicuramente è, da un lato, il potenziamento di tutto il pacchetto delle rinnovabili, e l'altro, il grande tabù, che a questo punto, visto anche l'evoluzione di quel settore energetico, visto anche le scoperte recenti, che è il tema del nucleare, che a questo punto non può essere più accantonato come dibattito, perché se la Francia, se Macron si può permettere di essere seduto al tavolo in questo momento come l'unico interlocutore europeo, perché Scholz è andato tanto per farsi un giro, e Macron, che ci sta rappresentando tutti anche se non ha delegato nessuno, e perché la Francia ha un rapporto, diciamo, con la NATO molto particolare, ha una sua forza militare di deterrenza nucleare, e soprattutto certo, il 75% se lo produce da solo la propria elettricità. Quindi questo ovviamente ti dà anche molta autonomia, molto peso sulla scenario internazionale. Dopodiché, appunto, per l'Italia e per la Germania resta un problema gravissimo, e questa deve essere in assoluto la priorità, cioè fare velocemente non tanto la transizione energetica, che questo va da sé, ma soprattutto lo sganciamento progressivo e veloce della dipendenza dal gas russo. Ecco, quindi se appunto volessimo rispondere, non è una domanda, è un titolo, ma quello che leggiamo in sovrimpressione, cioè l'Europa e l'Italia in focus, cosa rischiamo quindi fondamentalmente? O meglio, abbiamo già detto che la Russia è quella che rischia di più, e apparentemente invece fino a qualche giorno fa sembrava il contrario, no? Alfredo, sì, prima di... Certo, esattamente. Certo. Anzi, i primissimi commenti, io ricordo, sentiti, sì, si diceva sul lungo termine sicuramente anche la Russia rimane penalizzata, ma nel brevissimo termine no. Invece abbiamo visto che effettivamente già delle conseguenze assolutamente negative e allarmanti le stiamo vedendo anche nella economia di tutti i giorni, cioè i russi che non riescono neanche più a prelevare, i dollari sono finiti, c'è la lunga coda ai bancomat, stanno protestando, quindi comunque insomma scene, ecco, che rimandano a una situazione già precaria economica. Ma appunto, quindi l'Italia, parliamo dell'Italia se vuoi, visto che abbiamo già fatto un focus sull'Europa, che cosa rischiamo per noi? Cioè bollette comunque molto alte, costi alti che pagheremo. Sì, noi rischiamo sicuramente un aumento ulteriore dell'energia, e anche delle limitazioni. Non escludo anche delle limitazioni sulle ore di accensione degli impianti di riscaldamento, sulle temperature, ma fortunatamente stiamo andando verso la primavera da questo punto di vista. Se dovesse andare male tutto, noi abbiamo riserve di gas per circa un mese e mezzo, due mesi, che è molto più tempo di quanto potrebbe restare a galla Putin se andasse male per lui. Quindi diciamo che è un gioco dal quale noi rischiamo sicuramente un aumento del settore comparto energetico, che inevitabilmente vorrà dire più inflazione. Quindi prepariamoci a vedere un aumento di questo, che inevitabilmente, che adesso vorrà in Italia dire, è il 4,8, giusto? Esatto, se non erro, okay. Il 4,8 l'ultima previsione, sì, che era che era già in aumento, ma esatto, potremmo, se effettivamente, come si dice, anche la benzina andrà sui 2,5 euro, sicuramente ci sarà qualcosa di più. Quindi questa è la prima. Sicuramente rallenteranno i vari progetti di transizione energetica, perché ci si concentrerà a salvare il momento. Rischiamo anche un aumento del comparto alimentare, a partire da quello di base, pane, pasta, eccetera, che sono gli alimenti di base, perché anche il grano in questo momento sul mercato internazionale sta andando alle stelle, perché non soltanto la Russia è un grande esportatore di grano, ma l'Ucraina è molto più importante ancora. In questo momento sono i due paesi che sono fuori dal mercato. Quindi ecco, succederà questo sicuramente, ma non è nulla di paragonabile a ciò che può capitare alla Russia molto più presto che all'Europa. E quando capiterà questo alla Russia, che è inevitabile, parlo dal punto di vista economico, vinca o perda in Ucraina, quando capiterà questo non potrà che aprire ulteriormente i rubinetti. Tra l'altro, una notizia che è passata quasi in silenzio in questi giorni, che in mezzo al conflitto all'improvviso, miracolosamente, è aumentato il volume di gas
che arriva dalla Siberia, e questo perché la Russia sta boccheggiando, ha bisogno di vendere, di Ma incassare. quindi allora non sarà certo così, perché poi la situazione è più complicata sicuramente di quello che tutti noi pensiamo, ma questo porterebbe a pensare, Alfredo, che Putin prima o dopo, cioè a giorni, adesso giorni che non possiamo quantificare, deciderà di fermare tutto questo, perché altrimenti è come, voglio dire, andare a sbattere contro un muro in modo violentissimo, no? Cioè lo sta già facendo, però adesso è ancora in tempo a fermarsi, quindi verrebbe da dire, beh, ma allora i giochi sono fatti, perdonatemi l'espressione poco consona alla situazione, ma insomma, per andare mirata alla questione. Dal punto di vista strategico, Putin ha perso, nel senso che lui voleva Ma lui fare lo il. sa, secondo te? Lui lo sa benissimo, per quello che ieri ha cominciato il dibattito. Lui voleva fare la Blitzkrieg, che è la tecnica della guerra lampo di nazista memoria, no? L'Anschluss austriaco, la guerra in Polonia, eccetera. La guerra lampo, tu la vinci quando in 48-72 ore hai vinto, cioè hai raggiunto il tuo obiettivo. Saddam Hussein, quando invase il Kuwait, in 48 ore controllava il paese. Poi l'arrivo addosso alla guerra, ma questo è un altro discorso. Quindi la guerra lampo Putin l'ha vinto, lui credeva, era convinto che si sciogliesse l'esercito e scappasse il presidente, come dicevo prima. Questo non è successo. Quindi adesso si entra in una fase di. Ecco, se fosse successo questo, avrebbe insediato un suo amico come presidente della Bielorussia, c'è cioè qualche ucraino vicino alla Russia al governo, e lui poteva tranquillamente a quel punto negoziare l'indipendenza o la federazione delle province del Donbass, il riconoscimento della Crimea e tornarsene a casa. Questo non è Ecco. successo, cambia totalmente lo scenario, quello che non è successo. La Russia non è in grado economicamente e logisticamente di mantenere i costi di una guerra di lunga durata e di occupazione di un paese delle Ok. dimensioni dell'Ucraina, e quindi da questo punto di vista Putin, se ieri è iniziato questo negoziato, vuol dire che ovvio, È quando tu fai la guerra lampo consapevole, non c'è negoziato, non c'è certo. nemmeno il tempo, e la conseguenza di questo, quello che ha chiesto ieri la Russia, va da sé, ma guardate la sottigliezza, perché lui non ha chiesto l'indipendenza delle province del Donbass, ha chiesto il riconoscimento internazionale della Crimea, e questo sarebbe un Ecco, obiettivo di minima già, eh. sì, scusami Alfredo, ti interrompo perché effettivamente poco fa è stato pubblicato il dato preliminare sull'inflazione di febbraio, quindi comunque abbiamo un ulteriore, ecco, lo guardiamo anche nel calendario macroeconomico, 5,7. Allora, appunto, è quello che Ci dicevi tu, ma siamo. questo, guarda, esatto, arriva proprio perfettamente, perché partivamo da un 4,8, dato preliminare al 5,7, ecco qui l'aumento che non si Inevitabile. che è inevitabile e che si presume continuerà ad aumentare, perché poi è tutto, non è che i prezzi domani scendono, no? Anche ammesso che No. la situazione magari vada un po' a calmierarsi, i prezzi aumenteranno, quindi i prezzi energetici sono quelli che stanno facendo salire l'inflazione, di conseguenza, insomma. Ma Emanuele, noi abbiamo parlato anche in puntate precedenti, perché quello che sta succedendo adesso con il comparto energetico in realtà era iniziato prima col comparto della componentistica, tutto il tema dei microchip e Certo. semiconduttori di cui abbiamo parlato in passato, c'è cioè il fatto che c'è questa carestia, cioè io conosco gente che ha prenotato 5 mesi fa una macchina e non c'è modo che le arrivi, perché sono ferme le industrie automobilistiche, sono fermi interi segmenti dell'industria per mancanza di semiconduttori e di microchip. Che arrivano quasi tutti, come sappiamo, dall'Oriente, e quindi ecco a questo. Poi c'è l'aumento della logistica internazionale che ha aumentato dei prezzi incredibili, e poi adesso arriva il tema energetico. Quindi è un combinato disposto molto No, sì, complesso. Il siamo ai massimi dal 1995. 4,5-4,6 esatto. E il 4,5 era già un segnale di inflazione che non c'entrava ancora col settore energetico. Adesso arriva l'ulteriore botta che sarà trainata dal settore alimentare e dal settore, soprattutto dal settore energetico. Ok, allora sì, assolutamente, la preoccupazione è questa. Ultima domanda, più velocemente, ma insomma ti chiedo, non posso non chiedertelo, Zelensky, premier ucraino, ha firmato di fatto ieri con i suoi collaboratori la richiesta di adesione all'Unione Europea. È arrivato un no per il momento, nel senso che non è esclusa la possibilità, ma in questo momento no. Sarebbe stato un
gettare la benzina sul fuoco, mi spiego meglio, ovviamente questo, l'oggetto del contendere è questo, no? Il fatto che Putin non voglia che l'Ucraina sia nella NATO, insomma, e quindi, ma cosa sarebbe successo? E quindi è meglio così, cioè è meglio rimandare questa decisione? Cosa ne pensi, Alfredo? Indubbiamente non puoi decidere di un paese in queste condizioni quando c'è una guerra in corso e quando non sai nemmeno se arriveranno in tempo a firmare quelle che devono firmare perché nel frattempo ci sono i carri armati fuori a casa governo. Ovviamente era una mossa politica per dire alla Russia guarda che loro sono con me e loro non potevano che dire quello che hanno detto. Il fatto è che l'Ucraina in Costituzione ha inserito un punto che dice che loro vogliono aderire alla NATO e questo io credo che se lo devono dimenticare, nel senso che è per il bene di tutti. E su questo forse ha ragione Putin, che sarebbe meglio una Ucraina, diciamo, neutra e con un esercito non in grado di aggredire nessuno, che un'Ucraina che pensa di poter entrare alla NATO. E se, come io mi auguro, in futuro, ma in futuro se le cose andranno bene, l'Ucraina entrerà nell'Unione Europea, dovremmo lasciare la dottrina Clinton, che non si capisce per quale motivo sia una dottrina per l'Unione Europea, c'è cioè il fatto che quando entri nell'Unione Europea entri anche nella NATO. Infatti, Ecco, infatti, ti volevo chiedere proprio questo. dovrebbe essere molto chiaro, mi auguro che a Bruxelles sia chiaro, che l'ingresso nell'Unione Europea, come è così dai trattati, non implica automaticamente l'ingresso nella L'ingresso alla NATO. NATO, E questo esatto. deve essere ulteriormente chiarito, ma in questo momento non è il momento di parlare Non è all'Unione Europea, ma di possibile. sopravvivenza dello Stato ucraino, poi si Senti, parlerà. però proprio in ultimissima battuta, davvero è la prima volta forse che, visto che abbiamo parlato anche con te più volte dell'Unione Europea, dell'Europa che è frammentata, che non è riuscita ovviamente a incanalarsi, no, per la strada dei padri fondatori, per cui appunto si dovesse essere un'unica, insomma, Europa, appunto, una comunità europea, no? È la prima volta che vediamo questa unità di intenti legata a un'emergenza, chiaramente, e sta cambiando pelle o è solo apparente? È vero che già con il tema del recovery fund, insomma, l'Europa, c'è stato attivato un debito pubblico collettivo, quindi magari i primissimi passaggi sono stati quelli, ma sta cambiando pelle o bisognerà ancora lavorarci? Ma diciamo che i fatti stanno facendo cambiare pelle l'Unione Europea senza che se ne accorgano i diretti responsabili. Appunto, l'emissione di debito comune e adesso per la prima volta una politica di difesa comune, perché di questo stiamo parlando, Sì, sono certo. due fatti storici non decisi da nessuno se non dai fatti esterni, la pandemia del Covid e in questo caso l'aggressione all'Ucraina. E questo è anche conseguenza di un altro fatto che è successo prima, che è la Brexit, perché con la Gran Bretagna dentro questo non sarebbe successo probabilmente. Quindi, diciamo, se verrà colto dalla classe dirigente europea, adesso c'è una nuova classe dirigente in Germania, ci sarà una nuova in Francia, sarà confermato Macron, vedremo cosa succederà in Italia, cioè i tre paesi che sono la locomotiva europea. Se colgono questa opportunità, perché è un'opportunità, perché questo ha messo a tacere critici che, come sappiamo, sono molto forti. Abbiamo visto addirittura Orban al confine abbracciando i profughi Sì, che entravano. E quindi abbiamo visto appunto, delle cose assolutamente, impensabili, delle cose assolutamente. impensabili. Questo è il momento giusto per cogliere, anche perché tu non puoi fare come sta facendo l'Unione Europea, di mandare armi in quanto Europa quando non hai una politica di difesa No, comune. infatti No, prima no. è rimasta in sospeso quella domanda Esatto. dell'invio delle armi all'Ucraina Questa è che un'operazione molto azzardata che vuol dire mettere il carro davanti al bue, che di solito non porta buona, però è anche un'opportunità. È anche un'opportunità. Io mi auguro che Macron, che sta svolgendo un grande lavoro, anche se non a nome nostro, ma anche a nome nostro, voglio dire, perché nessuno l'ha delegato a farlo, lo fa perché se lo può permettere. Penso che lui sia la persona indicata insieme a Scholz per rilanciare, appena si calmeranno le acque, una nuova ondata europeista e credo che si tornerà a quello che già pensava la signora Merkel, un'Europa a due velocità. C'è un nucleo Certo, storico che certo, parte più velocemente mettendo in comune difesa e politica estera e una seconda cerchia, soprattutto verso est, che rimane certo. agganciata sui temi economici. Allora, grazie Alfredo Luis Somoza, presidente dell'Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, proprio ad hoc per ragionare proprio sulla cooperazione che in questo momento si è avviata. Ci sentiamo presto, grazie per aver chiarito con noi questi importanti punti e buon lavoro. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie, buona continuazione.